Bene, mi sono arrivati Techchannel, siamo con quest'oggi nel comune di Riccione per mostrarvi appunto gli scaricatori di prima pioggia dell'impianto fognario del comune di Riccione stesso. Come voi vedete qua c'è un cartello di convogliamento acqua di pioggia, quindi di pericolo, e noi notiamo che questi sono appunto tutti gli scaricatori delle acque di prima pioggia. Scaricatori che dovrebbero avere a monte una vasca volano che raccolga appunto tutta l'acqua di prima pioggia, quindi l'acqua del dilavamento stradale, gli oli stradali, la sporcizia eccetera, che poi verrà con calma convogliata al depuratore, e intanto invece questa dovrebbe essere acqua appunto pulita che ha ormai riempito, è andata ormai a riempire la vasca volano, la vasca di prima pioggia. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Quindi vedete appunto tutti gli scaricatori che si vanno ad aprire nel momento in cui vi è necessità di andare a scaricare appunto acqua. E ripeto, tutti questi dovrebbero essere preceduti da una vasca volano, da una vasca di prima pioggia che si va a riempire tutte le impurità di tutti gli oli stradali, della sporcizia, e che va poi man mano convogliata al depuratore della città, e qui dovrebbe uscire quindi soltanto acqua pulita che ormai è bypassato, che ormai è andata a riempire la vasca volano di prima pioggia, e quindi acqua piovana di fatto. Vediamo ancora un altro cartello, ci mostra la stessa cosa, convogliamento acqua di pioggia, pericolo. E quindi questo per mostrarvi appunto gli scaricatori di prima pioggia del comune di Riccione. E sono messi in questo corridoio, che è un corridoio percorribile anche alle barche, e vi è appunto sussurrato il pericolo. Li mostro ancora una volta da questa triangolazione. Ripeto, scaricatori di prima pioggia che li vanno ad aprire nel caso in cui il sistema fognario non sia in grado di reggere le precipitazioni, e che dovrebbero essere tutti preceduti a monte dalla vasca volante di prima pioggia che va a raccogliere le acque, stradale, gli oli stradali appunto, le sporcizie che verranno poi convogliate con calma e man mano al depuratore, e invece quando per questo c'è l'acqua piovana che è pulita. E questi sono appunto scaricatori che, come voi vedete, portano direttamente al mare. Qui abbiamo il mare di Riccione, e questi scaricatori portano direttamente quindi al mare. Come vi dicevo, dovrebbe essere tutta acqua pulita, perché dovrebbe essere appunto acqua piovana. Do un'ultima disamina degli scaricatori. Io spero che il video vi sia interessato, vi sia piaciuto. Se volete, diciamo, saperne di più sui depuratori, comunque sulle acque di prima pioggia, su come funziona il sistema di vasca volano eccetera, scrivetemi un commento qua sotto. Intanto vi saluto, vi do un appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti dal Vivati Tech Channel. Mi raccomando, iscrivetevi, perché per un canale come il mio le vostre iscrizioni sono sempre molto importanti. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, e io vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti dal Vivati Tech Channel.